E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Total Play Games e oggi ragazzi siamo ancora su Clash of Clans, ovviamente perché ragazzi ormai starò molto su Clash of Clans perché ho anche lasciato un po' Pokémon perché ormai non ci gioco più, cioè l'ho ripreso per una e mezza settimana, sì, dopo non ci ho più giocato. Però mi sono fatto delle squadre nuove, quindi sono contento. Allora, ragazzi, oggi, come potete vedere anche dal titolo e dagli accampamenti, oggi vi farò vedere un attacco in live con, vediamo, 48 stregoni. Ok, 48 stregoni, 2 arcieri e 3 spaccamura al 5. Allora ragazzi, poi prima cosa prima di attaccare vi volevo far vedere il mio clan che ho creato io. Si chiama Ghost Knight, Ghost Knight. L'avevo già fatto vedere nei video i primi video di questo canale, quindi se volete andate a vederli, perché ero già in questo clan, solo che non sono riuscito a togliermi, quindi l'ho ripreso. E adesso siamo in 12 e stiamo facendo la war. Qua dopo dono a tutti. Qua ho donato a tutti un mago. Però devo donare ancora. Poi Crash Bandicoot. Qua sono i nostri avversari. Non male. E ragazzi, allora, nel castello del clan mi hanno donato 3 stregoni al 5 e 5 sgherri. Va benissimo. Ragazzi, quindi questo clan qui Ghost Knight e niente ragazzi, vi lascio al video. Vi dico già che troverò un villaggio che abbia tante risorse perché a me mi servono ovviamente le risorse perché mi voglio fare devo farmi ancora tante robe. Mi sono appena fatto il cannone al 10, cioè mi sono fatto tipo 12 ore fa. No, anche di più. Il cannone al 10, quindi mi mancano 3 giorni e 2 ore. Idem per la fabbrica degli incantesimi. Ragazzi, quindi a tra poco. Ragazzi, allora, vi faccio riprendere da qua perché come notate ho cambiato anche lingua per vedere se riesco a trovare anche Muni. La Madonna. Muni. Muni con tante risorse. Cioè, villaggi con tante risorse. E ragazzi, allora vi dico anche che non. Ok, beh, ragazzi, questo va bene. Vi stavo dicendo che non troverò un villaggio scarso, anche se ha tante risorse. Ma un villaggio abbastanza sostenuto, tipo questo. Certo, non è proprio sostenuto tanto, però più o meno. Allora, attacchiamo. Prima mettiamo un arciere, anzi, ne mettiamo due. Così dopo. I miei 48 maghi, anzi facciamo 51 maghi, faranno una bella strage. Poi ci sono anche. Sì, dai, ce la posso fare. Adesso aspetto solo che i miei due arcieri abbiano abbattuto la miniera e se forse l'elisir. Sì, aspetto che hanno abbattuto l'elisir. Ok ragazzi, pronti all'opera. Via con 48 maghi. Purtroppo ce li ho solo al 4. Appena ho fatto i draghi al 3, me li faccio immediatamente. Dopo che ho fatto i draghi al 3, me li faccio immediatamente No, no, no. Sì, va bene, va bene. Dopo che ho fatto i draghi al 3, me li faccio subito gli stregoni al 5. Guardate ragazzi, ho anche il re barbaro, che bello. Oh cazzarola, la bomba gigante ragazzi. Per fortuna non l'abbiamo failato e abbiamo preso anche abbastanza risorse per adesso. Poi attiviamo anche l'abilità del re. Benissimo. No, 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 qua ce ne ammazza il mortaio. Non sono ancora in vita, che culo di merda. Sì, dai che prendi l'esil. Sì, ragazzi, sì. Bene, 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 bene. No, sì, che riusciamo. No, no.
Sì! No! Lo stregone si salva! Lo stregone si... No! Non ce l'ha fatta! No, ragazzi! Lo stregone mi stava per portare un po' più di risorse di oro, soprattutto. Ragazzi, non è andata malissimo. Potevamo fare 2 stelle, ma il municipio era fuori e non voleva attaccare da quella parte. Poi vabbè, qui niente, 59%, andiamo a vedere. Ma non era così debole. Vabbè, qua velocizziamo per gli arcieri, perché sennò... sennò ci mettiamo 3 anni. Benissimo, adesso velocizziamo solo per 2. Ecco qua, ho messo i maghi. Castello del clan. Una bella cura, che almeno curavo tutti. Per fortuna che ho messo gli spaccamuro, perché magari senza spaccamuro non andavano sulle mura. Poi qua abbiamo avuto anche la sfiga di avere una bomba gigante piazzata qua. Però, vabbè ragazzi, qua, come potete vedere, questi maghi stavano per uccidere il mortaio, ma purtroppo non ce l'hanno fatta. Magari se uccidevano il mortaio riuscivo anche a prendermi un po' più, 79.000 di oro, ma non credo, non lo so. Ok ragazzi, quindi per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi, mettete like, noi ci vediamo in un altro episodio di Clash of Clans, forse rifarò anche, magari attacco con 40 mongolfiere, lo rifarò, perché vabbè, magari, non lo so, magari faccio meglio dell'altra volta che ho fatto non fail, però quasi. Ho fatto 52% e non ho preso neanche una risorsa, quindi insomma ho failato più o meno. Ok ragazzi, quindi questo era il mio attacco, spero che vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi, lasciate un like, noi ci vediamo al prossimo episodio di Clash of Clans, bella ragazzi, e ragazzi, scusate se continuo a ripetere, a non concludere il video, vi volevo dire una cosa, che farò un altro video appena tra 17 ore, no, dipende, tra vabbè, domani, ecco, diciamo così, domani farò un video di un attacco in war, non so se attaccherò il 3, perché c'è il mio amico Crash Bandicoot che vuole attaccare l'1 e il 2, quindi glieli lascio a lui, vediamo il suo villaggio. E comunque ragazzi, da oggi si rinizia la serie di questo villaggio, sì. Rinizia la serie di Clash of Clans su questo villo, perché se avete visto il video del municipio livello 7, rinizio serie municipio livello 7, l'ho cancellato perché appunto sto riniziando adesso la serie, quindi l'ho cancellato perché è inutile avere un video che tanto poi non vado avanti. E ragazzi, allora, con il gaming che vi avevo detto molto tempo fa, una settimana fa, era Fallout Shelter, ma purtroppo non riesco a registrare con il telefono, cioè non riesco a registrare lo schermo del cellulare neanche con Mobizen, perché mi fa il video ma non me lo salva. E ragazzi, troverò un modo, magari, non lo so, perché non so neanche come funziona Fallout Shelter, quindi penso che non lo farò. E ragazzi, quindi rinizia la serie di Clash of Clans, vi farò vedere prossimamente un attacco in war, vi dico anche la tattica che uso, vabbè, penso che la conoscete, la Go Whip, visto che è da tanto che voglio fare un attacco con la Go Whip e ve lo faccio vedere in live. Farò molte volte attacchi in live, cioè più volte attacchi in live che meno volte replay. Comunque qua ho fatto... qua ero sceso per la Lega, perché ero a Lega Argento 1, ma voglio stare per adesso...
fino a quando non avrò fatto le torri dell'arciere e i cannoni al 10, sto nella Lega 2, Argento 2, perché? Perché si trovano di più villaggi, cioè si trovano più villaggi inattivi. Quindi io sto qua. Tanto vabbè, dopo cambio la lingua. E ragazzi, niente, inizio serie, Attack in War in live la prossima volta. E niente, ci vediamo al prossimo episodio. Bella ragazzi!